Le aspettative sulla revisione del piano triennale sono altissime. Come abbiamo visto oggi al tavolo di lavoro del Forum PA, ci sono tantissimi temi che sono stati lievemente toccati, ma non approfonditi, che invece necessitano per mettere a terra il piano veramente, di essere approfonditi e di essere soprattutto condivisi con tutta la comunità, tutta la l'ecosistema della pubblica amministrazione, fornitori di amministrazioni. Uno tra questi è quello del governo, di come governare la transizione, cambiamento da sistemi tradizionali a sistemi digitali. Ecco, in quest'ottica è sicuramente necessario che AGID, il team digitale e chiunque partecipa alla stesura di questo piano prenda atto quali sono le esperienze internazionali e nazionali in termini di governo di queste trasformazioni, che sono dirompenti, portano un sacco di benefici a tutti i cittadini, ma possono fallire e costare tantissimo. Ecco, nel nostro piccolo noi ci occupiamo e abbiamo visto tante di queste trasformazioni e abbiamo constatato di fatto che gli elementi chiave sono due per poter governare correttamente trasformazioni: da una parte un utilizzo di misurazioni che si riferiscono a standard internazionali e dall'altra parte l'inserimento dentro i contratti, quindi già a livello di procurement, già a livello di Consip, di queste misurazioni sia dal punto di vista qualitativo, quindi di ciò che il cittadino percepirà sui servizi, ma anche in termini di misurazione dei costi. Perché? Perché ovviamente bisogna sempre provare innanzitutto all'amministrazione, ma alla fine al cittadino, che questa digitalizzazione ha un beneficio sia in termini di più servizi, di servizi più efficienti, quindi sulla propria vita, ma anche in termini di saving sulla spesa. Quindi da questo punto di vista, misurazione lungo tutto il cammino di trasformazione verso i servizi digitali, riferendosi a standard e a come dire, a riferimenti direttamente contrattuali.